su questo fatto e quindi naturalmente da parecchio tempo c'era questo si parla del mostro di Loch Ness, però fino ad ora non si è mai visto nulla, non si è mai trovato nulla che corrispondesse al cioè, Le evoluzioni del caso. Io mi assento un attimo, prego collega. Prego. dunque Oddio! Smentisce clamorosamente questa notizia. Raffa è a casa con Iapino. Dormono. Agenzia Flassenbeck conferma tutte le notizie. Raffa e Bush sono insieme in Florida. Stop. Io mi aggiorno un attimo in regia, prego un attimino per rispondere. Primo anche il suo nome. Sappiamo che il folle giapponese ha sminuzzato la moglie in piccole parti per eludere le indagini della polizia locale. Spero ci arrivino i primi dispacci di agenzia in cui si saranno descritti dettagliatamente i minimi particolari dell'accaduto. Vedo che arrivano i primi dispacci, la collega comincerà a leggerli. Prego, collega. Sta leggendo al contrario, collega, mi scusi. E non ci vede che non c'ho occhiali. Signora, la prego, la pregherei di leggere E questi dispacci, signora. lo so, ma se io non ho l'occhiale non posso vedere bene, capito com'è? Il folle giapponese si chiama Chonkai. Lo ripeta allora per i nostri telespettatori. Chonkai, giapponese Chonkai, poi se Sì, sento, sentiamo le notizie sentiamo limpide. le Ecco, sono molto notizie. Sì. limpide le notizie. Qua c'è scritto perché, alla vista proprio, Signore, inventi perché qualcosa, inventi qualcosa. Inventi qualcosa, signore. dentiamo, Inventi qualcosa, signore. Inventi che qualcosa, mi devo signore. aumentare Qualsiasi adesso, cosa, qualsiasi e cosa. che cosa mi devo aumentare, sì. Aspetti, signora, Signora, mi scusi. Pronto? Che dicono? C'è che un matriciatore vede il coso dei fatti, come si Il dice? marciaticatore vede il coso dei fatti. Dei Ecco, fatti. questa è una notizia sconvolgente. Io mi andrei a questo punto ad aggiornare. Risponda al telefono. Signora, parla con me. Ciao, Yinema. Sì. Toto Zhang. Ciao, 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 ciao. ciao, Ciao, ciao. ciao, Ciao, però, a ciao, Ciao, Sì, ma là, cosa do in ma? Soko morra, e dai a Toshiro Mefune, dai ma. Ok, No, non me se va, odo, Da parte di Fabio Salvati si conclude e si può concludere qui il nostro videogiornale in formula straordinaria e anche dalla mia collega. Linda Guidelli. Bene, grazie, sigla. Senta, Dica. io abito a via. Se lei eventualmente dà il mio numero del telefono. Siamo in diretta, signora. La Gioconda credo che sia un soggetto che conoscono tutti, credo l'opera più bella che si possa Ecco, ma avere. guardi com'è stata rovinata, io È sono molto perplesso. deturpato, sì, è molto Lei deturpato. pensa che potrebbe essere recuperato un quadro? Sì, ma senz'altro perché abbiamo delle persone validissime in questo settore. Io ho una nipote che è veramente una cosa Quindi si potrebbe straordinaria. chiamare sua nipote, volendo. Volendo. Ovviamente non possiamo mandarla per ragioni qua di censura, possiamo. Così, alla meno peggio, canticchiarla insieme al collaboratore. Vedo che mi arriva una chitarra. Prego. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, Improvvisare. improvvisare qualcosa, d'altronde i nostri spettatori. Prego. Allora, I'm the best, the very very best in the morning. My face is white in the night. I am the best. The very, very Scusi, ecco, best. chiederei di alzare leggermente il tono di voce, se no non si sente. Non Dice questo. esageriamo col trucco, non è un film, eh? Ha sentito che ha detto? Non esageriamo? Non esageriamo? Non esageriamo con il trucco, non è un film. No, 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 no. Togliamo il lucido dalla cima del naso. Io lo so. Ci siamo. E qua se c'è luce.
signore. Sarà un telegiornale? In formula straordinaria, ma io vado a senso, perché non lo vedo proprio. Sì, ecco, buonasera a tutti. Abbiamo interrotto il programma in questo momento perché abbiamo un telegiornale in formula straordinaria. Siamo riusciti ad invitare qui nei nostri studi i famosi musici, il famoso musicista Fabio Salvati. Buonasera. Buonasera. La cavalcata del bufalo. La cavalcata del bufalo, che è un pezzo molto difficile, con la tromba si può rapportare al famoso trillo del diavolo di Paganini con il violino, la stessa cosa. Parte. Sì. FFD 67598. La posizione infine del paziente si questuava in simbiosi con un ritipolime fertilizzatorio. La gentile cleptosominalisi ha avuto un certo effetto sul paziente e si spera di avvedere una senuralizzazione nei cicli post-operatori. Sì. Ecco, siamo per partire, eh? Stiamo per partire? Signora, se devi indossare gli occhiali, li indossi così. Che devo fare? La signora dice che devo fare. Come preferisci? Ecco, sentiamo in questo momento una telefonata che ci giunge dalla regia. Prego, collega Nelli. Prego, collega Nelli. Prego, collega Nelli. Prego, collega Nelli. La pregherei, collega Nelli. Per pietà, collega Nelli. Bene, abbiamo sentito questo lungo discorso della collega Nelli. A questo punto vorrei vedere se arrivano altri dispacci d'agenzia. Un nucleo artistico che abbiamo dentro. Possiamo farlo insieme? Proviamo. Ci mettiamo praticamente in posizione retta perché così si dirige un'orchestra. Vediamo se... allora adesso lei è inutile che pensa qualcosa perché ovviamente dal suo subconscio proverranno delle immagini che verranno digitalizzate su questo monitor e vediamo cosa succede.
Non succede assolutamente nulla, sì. Mi sembra di vedere qualcosa di un po' particolare. Commentiamolo. Well, these are really yeah, absolutely the thoughts of my friend, I mean. Signor Codacci, che si lava i denti e vediamo le esticazioni che dovrebbe senza acqua, pensate, dovrebbe avvenire entro i 30-40 secondi. Velocissimamente adesso si lava i denti, sì, prego. Signor Codacci. Vedete che la cosa è alquanto normale, come tutte le mattine il signor Codacci si sta lavando i denti. E pensate il vantaggio che potrete trarne nei treni, sugli autobus, nei peluche, qualsiasi cosa. Ecco, allora, abbiamo sciacquato bene. Bene, sentiamo anche una conferma dall'agenzia McFurley di ciò che sta accadendo. Pronto? Scusi, ma io la sto guardando dalla televisione. Ma non ha funzionato? Pare di no. Scusi un attimo, ma lei come li ha sciacquati i denti? Non li ha sciacquati. La carriera alla età di 5 anni. Cominciando a suonare su un pianola a 6 tasti. Comercità. Beh, adesso si comportano i maniaci moderni. Riproponiamo. Va bene. Allora che cosa sta facendo, mi scusi? Dottore. Addirittura. 2 minuti? Addirittura. Sì, perché siamo a reti unificate. Scappa? Signora, che fa? Scappa? È scappata la signora. Buonasera da Fabio Salvati, ai nostri gentili telespettatori e benvenuti a questa edizione straordinaria del nostro videogiornale. Siamo in Eurovisione a reti unificate per la presentazione esclusiva di un brevetto della polizia rumulana. Vi sto parlando delle nuove manette in lega di titanio e bromo acciaio temperato, delle manette quindi che non possono essere tolte né con la fiamma ossidrica né con lime speciale. Sentiamo il mio collega. Le suddette manette si presentano nel loro formale aspetto, ma nel loro interno il titanio e il bromo acciaio sono accompagnati da un sensore a chiave di lettura K25. La luce si accende, no? No, sì. Ecco, io chiedo scusa, c'è un altro sensore? Vorrei una... Sì? Non ci sono altri sensori? Allora, io ricordo che queste manette non possono essere tolte né con fiamma ossidrica né con lime speciali. Non vi sono altri sensori, quindi cosa facciamo? Usciamo? Cioè, rimaniamo attaccati. Rimaniamo attaccati? Questo... Vorrei che questa diretta si potesse concludere, anche perché mi sto sentendo male. Non posso rimanere incatenato a delle manette, abbiate pazienza. Se dalla regia qualche cosa ci perviene o comunque... Insomma, levatemi queste dannate manette dal polso! E anche se le manette presentano un falso foro per le chiavi, esse possono aprirsi solo con il decodificatore K25. Facciamo vedere brevemente come sbloccano le manette e chiudiamo questa edizione straordinaria del nostro videogiornale. Si accende la luce? Siamo rimasti ammaliati. Dobbiamo interrompere? Interrompiamo qua il nostro... ecco, un sistema ci sarebbe, sentiamo... Vado a ordinare la cena, così cenate qui. Molto interessante, per cortesia la direi di chiudere con questo simpatico intervento del nostro tecnico. Nel frattempo forse se noi ci... forse dobbiamo stare un po'... Proviamo un po' così. Riguarda, oggi la nostra...
chiedo scusa. Che succede? Comunque io dico grande, grande, ne? Scusa, ho sentito un rumore, che cos'è? Non lo so. Qualcuno che è andato al bagno? Di grande e grossa io ne ho viste abbastanza, e cioè hanno circa insomma 5 centimetri di grandezza rotonda. Ma 5 centimetri piglia bello, va bene, ma mezzo metro! No, hanno rotto pure i parabrezze delle macchine. Ma non diciamo scempiaggini! Parleremo delle arti marziali in Italia, in Europa e nel mondo, ok? Sì, lei è il giornalista? No. Chi è il giornalista? Chi è il giornalista, scusa? Il signor Accentra è il nostro giornalista. Buonasera, interrompiamo i programmi per questa nuova edizione a cura dei servizi speciali del videogiornale. Come vi avevamo già anticipato in una precedente edizione, abbiamo oggi qui ospite dei nostri studi il campione del mondo di Kung Fu, Ferry Willis, che ha gentilmente accettato di concederci un'esibizione in diretta che mette in luce la nostra straordinaria tecnica. Buonasera maestro. Buonasera. Grazie di essere intervenuto. Circo. Sono mezzi da circo, ma questa è un'esibizione che devo fare per questa televisione, ok? Ma che cosa pensa di dimostrare? Questa non è una dimostrazione. Allora, che se non è questa una dimostrazione, che qual è la dimostrazione? È un combattimento. Ah, un combattimento? Certo. Dica lei qualcosa. Passiamo alle esibizioni, ci spieghi che cosa consiste la sua. Io sono Terry Willis, io sono cintura orrida. Ma sì, ma lei può essere cintura quello che vuole. Insomma, consisteva in questa tavoletta, in questo. Lui non può fare la catena. Yeah, sì, io ma posso farle vedere. Io do send, io go back. Facco, io non voglio. No, yeah, yeah. What's your mouth number? Cosa fa? Adesso le faccio vedere io. Che vuoi? Sia calmo. Lei? Certo, no, lascia. Cosa vuoi fare tu? State calmi innanzitutto, mantenete contenti. Mantenete contenti. Ma come mantenete contenti? Scusi. Si mette a... Sono in diretta. Sia calmo. Vai. Siamo in diretta. Mi faccia cortesia, fare il commento al signore. Per cortesia. Commenta. Non si può intervenire per cortesia qui. Salutiamo gli spettatori e chiudiamo il servizio. Trasmissione per presentarvi un ospite di tutto riguardo, inaspettato. Si tratta del signor Fabio Salvati, che ha superato di gran lunga tutti i precedenti illusionisti. E se la signora giornalista qui presente vuole sottoporsi a questa sparizione, sperando poi di ricomparire. È naturale, signora, questo mi sembra nelle regole del nostro gioco, e direi che possiamo direttamente fare questa prova. Ecco, lei mi dica in quale posizione lei mi va a accomodare. Lei si stenda tranquillamente sullo schienale della poltrona. Io le devo solamente fare una piccola violenza, signora, le devo mettere un tirone sopra. Con la sua disponibilità. Spero che le camere mi seguano. In relax devo fare? Sì, relax completo. Ecco, attenzione signora, attenzione. Signora, si levi il mantello, è sparito il prestigiatore. Signora Corella? Sì. Senta, abbiamo un problema ulteriore purtroppo e quindi dobbiamo sbrigarcela perché dobbiamo andare in formula straordinaria. Sembra che il collega non sia del tutto lucido, o meglio sobrio.
In caso lo vede un pochino alticcio, qualcosa del genere, cerchi lei in qualche maniera di recuperare, non so, veda un pochino. Siamo in diretta con voi perché abbiamo ricevuto una notizia veramente strepitosa del mondo della medicina mondiale. Questa notizia lascerà molte persone esterrefatte per il veloce progredire della medicina moderna. Ed ecco a voi la notizia. È stato eseguito il primo trapianto di cervello. Ciò è stato possibile grazie alla conservazione in vitro di un cervello tenuto ad altissime temperature. Il cervello è stato immerso in un liquido detto semiamniotico. Perché diamo merito alla nostra medicina di aver raggiunto dei livelli. Diamo merito alla nostra medicina per aver raggiunto. Perché non me l'ha detto lei, scusi, eh? Non sapevo leggere anch'io. Pensavo che non riuscisse a trovare il riga. Ah, la riga. Diamo merito alla nostra medicina di aver raggiunto dei livelli così alti. Forse lo bene. Vi ringraziamo di averci seguito, ci risentiamo alle prossime edizioni, buonasera da me e dal mio collega. Scusa. Fernando. Grazie. Vuole un pochino di trucco, signora? Ma veramente ne ho abbastanza. Ma ne ha, va bene. Viene bene? Forse gli occhiali, forse... Gli occhiali, vediamo. Ecco. Come si sente più a suo agio, signora, con gli occhiali o senza occhiali? Io sempre con gli occhiali, ad ogni modo posso anche togliermeli. Dottor Salvati, lei che dice, un telegiornale con gli occhiali? Beh, io eviterei l'effetto Moscone. Va bene. Da Fabio Salvati a tutti i nostri gentili telespettatori e benvenuti a questa edizione del nostro videogiornale che sta andando in onda in Eurovisione. Ci è giunta una notizia veramente straordinaria che deve essere divulgata necessariamente a tutti i cittadini. Conoscerete sicuramente l'anfiteatro Flavio, più comunemente chiamato Colosseo. La notizia che vi andremo a dare riguarda proprio questo celeberrimo monumento nazionale. Infatti il Colosseo è stato messo a disposizione della popolazione extracomunitaria. Proprio per la scarsezza delle abitazioni, questa costruzione ha le caratteristiche per soddisfare le esigenze di alloggio per i 600 emigrati. Ovviamente saranno apportate delle modifiche alla mitica struttura che sicuramente cambieranno radicalmente l'estetica del monumento. Ma andiamoci ad informare meglio attraverso i dispacci di agenzia che ci perverranno in tempo reale, insieme al mio collega Iole. Vediamo, sembra che già arriva un dispaccio, chiedo lettura al mio collega, sentiamo. Le arcate del Colosseo saranno chiuse da finestre annotizzate, stop. Sarà applicato un soffitto posticcio, stop. Il Colosseo cambierà nome e si chiamerà l'Ostello del Bufalo. Ho capito, ecco, vediamo nel frattempo il teatro Flavio che ci stanno proponendo, però ovviamente cercare di schiacciare la nostra immagine, quindi un biglietto piuttosto considerevolmente alto del signor Belloni o Balloni, sentiamo, forse mi ricorda. Il signor Balloni. Il signor Balloni, ma... Che si è indignato anche. Che si è indignato per telefono, sentiamo se riusciamo ad avere una linea diretta con. Io mi butto! Perché voi non mi date i norvegesi? Perché non mi parlate? Ecco, questa è una cosa molto importante, vediamo se dalla regia mi dicono o no se abbiamo il collegamento telefonico con Samman sul cornicione, collegamento telefonico con Samman sul cornicione. Sì. Mi sentite? Sì. Sì, sentiamo. Io non voglio più vivere. Ma no, chi lo fa fare? Io non voglio più lavare vetri. Farai un'altra cosa.
Ma io sono su un cornicione adesso. E puoi anche scendere. Io voglio bene l'Italia. E vabbè, rimane, anche noi vogliamo. Come bene. Faccio a scendere da cornicione io? Adagio adagio, come è salito può scendere. Adagio adagio, senza fretta. Non devo avere fretta. Basta, mi butto. No. Sì. No. Sì. No. Signore, per cortesia, se si vuole accomodare, grazie. Salve signora. Basta? Come basta? Salve signora. Salve da tutta GBR. Che devo dire? Senta signora, si infili quella maglietta che è sopra la scrivania, che questo è un giornale, un telegiornale che andrà in onda il 2074. Niente di meno. E siamo un po' avanti con la produzione. Rosa Ferraguti, vedo accenni. Piacere. Fabio Salvanti, piacere. Salve. Buongiorno Salvanti. Buongiorno, allora questa registrazione andrà in onda il 2074? Sì, il 2074 perché siamo avanti con la produzione, quindi a questo punto ci avvantaggiamo e così abbiamo un po' di videogiornali registrati per un po' di anni. Comincerei subito col darvi le prime informazioni. Le due astronavi Scocca 5 e Fulmina 2 si incontreranno domani 10 giugno 2074 alle ore 17.34 per avere il primo e primato del miglior tempo impiegato nel raggiungere il pianeta Plutone. La mia collega, dottoressa o infermiera, mi scusi. Questo deve essere? Sì. Sesmastini? Sebastiani? Io? Sì. Ferraguti? Ferraguti, mi scusi. Prego, legga e al contrario dovrebbe metterlo a dritto. Grazie. Signora, mi sente? Sì, la sento. Allora, quelli sono i funghi di cui l'esperto ci parlerà. Sì. Non vanno mangiati? Lei sa riconoscere i funghi velenosi da quelli non velenosi? Ma veramente no. No, proprio no, non sono un'esperta, però io quando mangio i funghi vado sempre sul sicuro. Io vi faccio vedere, tranquillamente il fungo è commestibile, ovviamente questi sono funghi essiccati che ho portato qui, non si potevano portare funghi, diciamo, freschi per le ragioni, ecco, io me lo mangio tranquillamente, lo sto mangiando. Allora diamo fiducia a questo fungo. È buono, vuole anche lei? È buono, assaggia, no, io non le ho assaggiato, stoppe. Il signor Klaus. Cosa è successo? Cosa è successo? Non vanno bene questi funghi? Sono buoni, che ho mangiato io male probabilmente. Chiedo scusa. No, ma se non ci sente? Sento un crampo. E allora cosa facciamo? Questi funghi non gli diamo là, che facciamo? È il fungo stesso oppure lei che si è sentito che cosa? E lo vogliamo sapere, perché sennò non diamo proprio. Ma io ho mangiato, cioè io l'ho visto nella. Per fortuna che io non l'ho assaggiato. Il fungo può essere cucinato, anche trifolato, è dichiarato il signor Blind prima di essere alto in GBR 113. Pronto? 113? Dica, sì, pronto. Sì, senta, un'autoambulanza d'urgenza qui a GBR perché una persona si è sentita male. E chi è questa persona?
Con i funghi, si è sentita male. Con le funghi? Con i funghi, sì, sì. Venga presto. Ma dove dobbiamo venire, signora? Via Panama. Ma senta, signora, lei è quella che sta in televisione adesso? Come? Ma sta in televisione adesso, la vedo io in televisione. Io sì, sono in televisione. Venga via Panama, per favore. Veniamo subito, signora. Urgente, eh? Va bene, veniamo subito. Va bene, grazie. Napoli 5 in 5 minuti. Va bene. Stiamo andando in onda, in diretta, perché abbiamo oggi un ospite in studio, il signor Faber Salvato. È il più grande e famoso insegnante di aerobica. Insegnatore? Americano. Ok. Buonasera, signor Salvato. Buonasera. Grazie di avermi fatto intervenire nei vostri studi di GBR. Grazie. Continuo, sì. Come? Alzati completamente. Rilassati. Mammi appresso, perché è importante, Sentiamo la musica, ok. Che tu adesso ti senti molto meno stressato di prima. Fa un po' di allenamento tutti i giorni. Quest'ultimo dispaccio è stato confermato dall'agenzia Furley. Spieghiamo ai nostri amici dove si trova la Tuisania. Spieghiamoglielo. Probabilmente da casa si stanno chiedendo il luogo dove è situata la Tuisania. Collega Fantozzi, se... Niente, io sono così, sono esterefatta, per cui non riesco a parlare. Capisco la sua esterefazione, ma insomma cerchiamo di spiegare almeno la collocazione di tutta questa tragedia, di dove si sta svolgendo questa tragedia. Almeno spieghiamo il punto dove si sta accadendo questo fatto. Prego, collega Fantozzi. Come? Lo dico lei, perché io non riesco a centrare... Bene, dopo queste notizie che ho davanti non riesco veramente a centrare. Va bene, il popolo isleno comunque lo conosciamo bene il popolo isleno, e soprattutto per la sua religione, insomma. Commentiamo insieme perlomeno la religione del popolo isleno. Collega Fantozzi, ecco, vediamo anche i giornalisti, a volte sono terrorizzati e rimangono a bocca aperta, direi. Resta a bocca aperta. Lei pensa sia un fatto religioso? Per un fatto religioso o per un fatto di fanaticheria? Chiedo scusa. Sì, penso di sì. Quei popoli credono molto nella religione, per la religione si buttano, certo, quindi un fatto religioso, verso lo sbaraglio, verso qualsiasi cosa, verso... Ma gli isleni non sono completamente atei? Nessuno è ateo a questo mondo, tutti quanti hanno un proprio credo, un proprio... Pronto? Ecco. Buongiorno a tutti. Buonasera, grazie. E buonanotte.